Tempo parleremo un po' del libro, poi abbiamo Giua, Domenico, Meglio Chionetti, portavoce della comunità di San Benedetto, e poi quando arriverà Paolo lasciamo tutto il campo a lui, insomma, a raccontare il suo Don Gallo o le sue vignette su Don Gallo, di questo Don Gallo con il sigaro in bocca sempre perennemente in queste vignette, smagrito sempre con le sue battutacce, e insomma ci racconterà sia come in qualche modo ha pensato mentre costruiva con la matita il suo lavoro, come percepiva il Dom, insomma, e come ha il suo parere su questo libro, su questo Vangelo secondo De André, insomma. Allora, io comincerei un po' a accennare qualche idea che mi è venuta in mente. Io sono un po' inglese nelle mie presentazioni, benché ne faccia tante, però mi presento sempre perché non è detto che tutti mi conoscano. Io sono Laura Guglielmi, direttore di Mente Locale, e appunto Domenico e Giua, e parlo a breve. E ecco. Don Gallo non è più tra noi, ce ne siamo accorti tutti, ce ne siamo accorti tutti a Genova e non solo a Genova. A me mancano da morire, ma penso a tanti di voi, le sue esternazioni, il suo esempio, la sua irriducibilità. Ecco, secondo me era un irriducibile Don Gallo. Per chi ha un'etica, per chi non si trova così bene nel mondo come oggi, per chi non vive solo per sé ma ha un suo senso etico, per chi vorrebbe anche un po' di paradiso su questa terra, un po' per tutti, sia religiosi che laici, io faccio parte della seconda parte, Don Gallo era imprescindibile. E io voglio un attimo dedicargli questo brano della Litania. Mi è venuto in mente così mentre meditavo su questo libro, mentre meditavo su Andrea. Genova, mia città intera, geranio, polveriera. Genova di ferro e aria, mia lavagna arenaria. Genova, città pulita, brezza e luce in salita. Genova verticale, vertigine, aria, scale. Genova tutta cantiere, Bisagno, belvedere. Genova di canarino, persiana verde, zecchino. Genova di torri bianche, di lucri, di palanche. Genova in salamoia, acqua morta di noia. Genova di sottoripa, emporio, sesso, stipa. Genova di porta soprana, d'angelo e di puttana. Genova che si riscatta, tettoia, azzurro, latta. Genova sempre umana, presente, partigiana. Ecco, se Caproni l'avesse scritta oggi questa poesia, se Caproni fosse vivo oggi, se fosse il poeta che era allora, avrebbe senz'altro fatto una rima col Gallo. Avrebbe senz'altro fatto una rima con De André, l'avrebbe trovata, e la litania sarebbe arricchita anche di questi due personaggi. Sono un po' due miti del Novecento genovese, De André e Don Gallo, e non solo genovese. Faber è nato nel 1940, non ha fatto in tempo, per pochissimo, entrare nel terzo millennio. Il Don, a Genova il Don è per eccellenza il Gallo, nato ben 12 anni prima, ci ha accompagnato fino a qualche mese fa. Due grandi personaggi, quindi, che ancora oggi, è un termine un po' retorico, io non li uso mai, però per loro mi sento di usarlo. Due personaggi che ancora oggi stanno ben saldi nel cuore di centinaia di migliaia di persone. Basta vedere la pagina di Facebook del Gallo, che da quando è morto sta lievitando, e Meglio ne sa qualcosa, e che la gestisce per quello,
E basta vedere per esempio su Mente Locale tutte le volte che pubblichiamo un articolo su De André quanti lettori leggono quegli articoli, perché come sapete su internet ci sono i contatori, non possiamo dire bugie. Ed ecco che appunto è uscito questo libro postumo di Andrea, che parla delle sue affinità con De André, si intitola Sopra ogni cosa, e racconta di questi due genovesi, veri, che con ogni gesto e parola si sono sempre schierati dalla parte dei più deboli, dei diseredati, delle puttane, dei trans, dei perdenti, insomma. Si sono incontrati, conosciuti, e questo libro spiega tutto anche del loro incontro, compreso il fatto che secondo l'eretico Don Gallo quello di De André sarebbe il quinto Vangelo, appunto. E questo è un po' il gioco intellettuale che ha fatto Andrea, se ne parlo anche al presente, che fa Andrea, insomma. De André un giorno gli ha detto, scrive Andrea: caro Andrea, ti sono amico perché sei l'unico prete che non mi vuole mandare in paradiso per forza. Ed ecco che il Gallo entra nei particolari e analizza ben 12 canzoni di André, ve li elenco, perché poi dovete comprarlo questo libro e sapete cosa vi aspetta. Queste 12 canzoni che sono il Vangelo di Faber secondo Don Gallo: Creuse de Main, Smisurata preghiera, qualcuno che... Quale può essere tra quelle scelte? C'è qualcuno che... Il pescatore. Sì? No, il pescatore non c'è, Creuse de Main l'ho detto. Via del Campo non c'è, anche io ci sono rimasta stupita. Bocca di Rosa. Princesa, non poteva non esserci per il Gallo. Anime salve? No. Il testamento di Tito. Amico fragile. La guerra di Piero. Don Raffaele e la canzone di Maggio. Dovete stare attenti che Andrea nella sua costruzione ha anche scelto dei testi che avessero una sua religiosità un po' più preponderante di altri, quindi, perché sennò deve parlare del quinto Vangelo, insomma, magari lo diventerà, insomma, è vero, potrebbe diventare quello di Andrea, il quinto Vangelo veramente. Ecco, il Gallo, prendendo spunto dalle strofe, parla del suo mondo, o del modo suo di vedere il mondo. Parla del matrimonio gay, del diritto del lavoro delle trans, infatti aveva anche cercato di fare un giorno in cui le trans, molte aziende pigliassero le trans a lavorare per un giorno per far vedere che erano persone come tutte le altre. Parla del sacerdozio femminile, parla della debacle della classe politica italiana, dell'arroganza della finanza internazionale, del gap sempre crescente tra poveri e ricchi, poi di Genova, poi del Mediterraneo, questo mare che è bagnato dal sangue degli immigrati. Voglio fare una parentesi, nel senso che quando un artista, e questo lo diceva già Virginia Woolf, quando un artista è grande riesce a essere universale, ecco che queste cose, 15 anni, 14 anni dopo che è morto, su questi testi scritti da De André si possono trarre delle cose contemporanee. Quindi i testi di De André sono universali, è quello che fa dei grandi artisti, che non scrivono solo per il loro tempo, non scrivono solo per le donne, non scrivono solo per gli uomini, scrivono per tutti e per tutte le epoche storiche. Mi veniva in mente appunto pensando che tutte le cose che estrapola Gallo dai testi sono tutte cose che lui parla del giorno prima, fino al giorno prima di morire. Ci ricorda il Gallo e ricorda alla Chiesa, questa è proprio una cosa che non mi aveva mai detto Andrea, tutte le volte che abbiamo parlato di donne tantissime non mi ha mai raccontato questa cosa, ha fatto questo ragionamento, è tutto suo, ha detto: ma insomma la Chiesa è contro il sesso, no? Cioè là, non si può, ogni atto sessuale è destinato alla procreazione, no? Dice: ma allora perché il buon Dio ci avrebbe fatto con le donne che sono fertili solo un piccolo e breve periodo durante il mese? Allora
voglio dire, il buon Dio ha pensato tutto il resto del mese che si faccia l'amore, che è una bella cosa, no? Senza pensare a dover fare i figli. Ecco, questo pensiero qui a me non mi era mai venuto in mente, tra tutte le femministe che ho conosciuto, tra tutte, niente, il Gallo su questo libro espone questo concetto che non avevo mai, non ci avevo mai pensato, infatti è una cosa logica. Certo, io non sono religiosa, anzi non sono neanche, sono atea, quindi vabbè, però che la Chiesa non capisca questi semplici passaggi, in effetti. Ma forse con questo papà che ci arriviamo, vediamo un po', ma vedremo. Ecco, quindi chiaramente ci vuol dire che per il sesso non è peccato, lo sappiamo, l'ha sempre detto, è bello fare l'amore, è bello volersi bene, è bello l'amore, non ha neanche, voglio dire, ci sono tanti sessi quanti sono le persone, si può essere l'amore tra uomini, tra donne, voglio dire, ci sono anche trans, uomini che scelgono di diventare trans per poi andare con le donne, è lo stesso, perché preferiscono andarci da lesbiche, insomma ci sono migliaia di sessi e il Don, nato nel 28, tutte queste cose le aveva capite e le continuava a ripetere e a dire fino anche in questo ultimo libro. Ecco, insomma, il Gallo le ha sempre pensate tutte e le pensa tutte e voglio dire, e sono cose che è il futuro sarà così, cioè chi non è d'accordo con questi concetti che sono su questo libro se ne deve fare una ragione, perché sono cose ormai del nostro futuro, o ci potrebbe essere, voglio dire, si potrebbe ritornare indietro improvvisamente, ma lui sta parlando di cose che ormai in paesi come il Nord Europa sono all'ordine del giorno. Allora, poi... quello che mi ha stupito è che ci sono un sacco di annotazioni del mese di aprile del 2013. Sapete, vi ricordate quando è morto? È morto a maggio, no? Allora, nel 2013, scrivendo questo testo, parla del governo Letta, che è appena stato eletto, sgrida Grillo, non ti sei messo, tu sei il mio conterraneo genovese, non ti sei messo col PD che finalmente si riusciva a mandare Berlusconi a casa, e sgrida Grillo. Poi ci sono tutti i suoi pareri sul matrimonio gay che è passato in Francia, la legge proprio ad aprile del 2013. Insomma, tutte cose successe un mese prima che morisse. Ecco, insomma, il Don è stato in trincea fino all'ultimo. Insomma, io mi immagino che ancora questo libro, non lo so, meglio lo saprà, gli sbalzava in mano poco prima di morire, perché sono cose che erano appena successe. Ecco, il tutto convinto appunto dalle vignette di Mauro, che appunto adesso poi si riuscirà, premi, pioggia e tutto, ad arrivare in tempo, ci racconterà la sua versione di questo libro. Ecco, io adesso poi sentiremo Giù a suonare, sentiremo Megu che ci racconta, farà intervenire i suoi compagni della comunità di San Benedetto e tutto, però io volevo parlare al Don un attimo, mi sono preparata un attimo un discorso da fargli, perché la sua presenza c'è, perché esce un libro postumo, perché la sentiamo, perché è su Facebook, se ne parla sempre, insomma, certo, non ci mancano le sue battute, ci manca lui, la sua presenza, il suo fisico, il suo essere in mezzo alla gente. E quindi adesso io gli vorrei dire qualcosa davanti a voi. Insomma, Andrea, era impossibile non volerti bene, ispiravi affetto, eri un idealista. Se si crede che il mondo potrebbe essere diverso, se lo si vuole diverso davvero, se si agisce perché sia diverso e ospitale per tutti, non ci si poteva non innamorare di te, che riuscivi a essere un giustiziere, con il sorriso e senza armi. Non eri mai triste, forse un po' gli ultimi tempi, quando avevi capito che dovevi abbandonare il mondo e lasciarci tutti senza di te, o forse rimanere tu senza di noi. Ti piaceva la gente, ti piaceva stare in mezzo alla gente. Eri un godereccio, amavi il vino, amavi le cene, amavi divertirti con il tuo sigaro sempre in bocca, anche se negli ultimi tempi forse non potevi più fumarlo. Eri, fammelo dire, anche un po' narciso ed egocentrico. Questa cosa qualcuno non te lo perdonava, ma il tuo modo di esserlo mi affascinava, perché eri un egocentrico che riusciva ad ascoltare, e come. File di persone, poveri, disoccupati, disperati, tossici, come li chiamavi tu, te lo potevi permettere di chiamarli così.
a volte entrava la lanterna e diceva: ma dove sono i miei tossici oggi? Non è che stanno, si sono imboscati e non hanno voglia di lavorare. Ecco, per anni hanno bussato alla porta del suo studiolo, alla comunità di San Benedetto, un'umanità infinita di persone con migliaia di problemi che negli ultimi anni continuavano a lievitare questi problemi con, voglio dire, il taglio dei servizi sociali, e lui ascoltava tutti. Ecco, una cosa rara, rarissima per tutti, una cosa rarissima per una persona indaffarata come il Don, che era chiamato dai giornalisti, andava in giro per le trasmissioni televisive, andava sui palcoscenici, organizzava eventi, grazie alla sua equipe, voglio dire, uno dietro l'altro. Però lui aveva ancora il tempo, gli ultimi tempi, di guardare e scoprire persone attraverso le mail che gli mandavano, aveva tempo appunto di star dietro, ancora ricevere le persone che andavano da lui. Ecco, non riuscivo a prefigurarmi una Genova senza di te, Andrea, e ora purtroppo Genova non ha più il suo Gallo, non ha più il suo Don. È una città un po' più triste, un po' più lugubre. Hey.
Ah, devo parlare io? No, non lo so. No, allora, questa è la prima canzone che analizza Don Gallo di De André, e appunto per cui abbiamo voluto cominciare poi una canzone mostruosamente intensa, quindi è bellissima, è bravissima Giua. Adesso vorrei far parlare un po' Megu che ci racconta insieme a Giua di questa Per Voce Sola, questa bellissima associazione che è nata alla Maddalena. E dai, vai Domenico. No, ma io prima volevo fare qualche ringraziamento, in realtà, perché vabbè, meno male che c'è Giua oggi qui con noi. L'avete visto, oggi è venerdì 17, diciamo prima, non si dice di solito, oggi cazzo oggi è venerdì 17, poi un po' un pizzico di sfortuna, quindi tranquillizziamo tutti sul fatto che poi, insomma, Paolo sarà con noi, arriverà tra circa una ventina di minuti più o meno, adesso abbiamo gli aggiornamenti delle Ferrovie dello Stato tramite Valeria laggiù, quando abbiamo scelto la data non ci siamo accorti di questo dettaglio, ma insomma superiamo anche questa. Io volevo ringraziare appunto anche Gianni Di Santo che ha curato questo libro. Lo ringrazio particolarmente, anche se oggi qui non è oggi con noi, perché comunque, come al solito, questo libro per noi ha un sapore un po' particolare, perché non ce ne saranno più libri così, cioè non ci sarà più un libro dove Don Gallo, dialogando direttamente con una persona, sviluppando ragionamenti, ha messo nero su bianco questo libro che oggi abbiamo fra le mani. E quindi insomma è qualcosa di particolare ed è qualcosa che a cui teniamo molto. E poi volevo ringraziare anche la PM Edizioni, perché fare questi lavori in questi mesi subito dopo la scomparsa di Andrea non è stata una cosa facile, però è stata una cosa importante, perché insieme a Vauro anche ci hanno un po' stimolato a non solo commuoverci ma anche a muoverci, perché subito dopo, quando ti manca una persona cara, quando senti il vuoto, quando il dolore è forte, iniziare a pensare, a raccogliere le idee, a dare una prima stesura, magari anche rabberciata, delle emozioni di altri. Quindi quando abbiamo fatto Vivo e Vegeto a 15 giorni dalla scomparsa di Andrea, che ha raccolto un po' scritti inediti, testimonianze, quando abbiamo poi portato avanti anche questo lavoro, ci ha aiutato a camminare, a continuare a camminare passo dopo passo. Insomma, i mesi sono passati, sono già tanti, ma l'attenzione che abbiamo visto nei confronti di Andrea e della comunità è stata forte. Tolto il fatto anche che per noi Don Gallo è di tutti, cioè non è una cosa della comunità. Non contiamo neanche, come dire, le iniziative, le sede ampi che stanno portando il suo nome in giro per l'Italia. A Scampia un gruppo di ragazzi ci scrive su Facebook e ci dice che ha pulito e liberato dei giardini pubblici, gli enti tolti a Don Gallo. A Milano delle piazze in zona ticinese, proprio dove vicino c'è una foto simbolo che sta girando molto, con due saracinesche dipinte, una con Don Andrea Gallo, una con Fabrizio De André, fino addirittura a Padova, addirittura 50 profughi con associazioni antirazziste territoriali hanno preso uno stabile e l'hanno fatto diventare un dormitorio, e sono appunto 50 profughi, hanno voluto chiamare Casa Diritti Don Gallo. Quindi ci sono dei movimenti, e non solo non sono un ricordo al passato. E su questo devo dire anche, poi quando si fanno queste iniziative si rischia di pensare che i ringraziamenti siano rituali, no? Quindi cioè, è ovvio che ringraziamo le persone oggi coinvolte, però in realtà non è così, anche perché proprio anche Vauro nei primi giorni, insomma, fu la persona che più ci ha spinto, no? A ragionare molto sul presente. Lo dice spesso: io non voglio parlare di Don Gallo al passato, voglio parlarne al presente come qualcosa di vivo che ancora oggi ci accompagna. È ovvio che per noi la mancanza è grossa, ma l'attenzione intorno alle sue parole la sentiamo ancora forte, e dopo tutti questi mesi non era scontato assolutamente. Veniamo un attimo a Giua, perché proprio anche qui, proprio sul ragionamento che Don Gallo è di tutti, molte cose stanno anche sulle orme di Don Andrea, anche se non le facciamo noi ovviamente, che ci mancherebbe. E una cosa che che al Gallo sicuramente sarebbe piaciuta tantissimo è questa iniziativa meravigliosa che è il Coro Popolare della Maddalena, che si svilupperà nel nostro centro storico, di cui parlerà Giua, con idea nata da Pier Mario Giovannone, dall'associazione Per Voce Sola, da Giua, e che saprà e sa già mettere insieme persone differenti fra loro, per estrazione, per cultura, per
per tipologia ne parlerò nello specifico, ma che tutte insieme costruiscono quell'emancipazione collettiva molto importante e che sanno dare, sanno trovare, sanno rendere bello ciò che bello non appare ai più, perché poi il bello chiama il bello, ma saper dare dignità, bellezza, a nome, a storie che altrimenti non avrebbero, è diciamo il pregio che sia Don Gallo che De André hanno avuto, no? Quelle categorizzazioni, transessuale, tossicodipendente, clandestino, immigrato, sono categorizzazioni che non hanno un nome, ma che poi hanno un nome se diventano storie di vita, se inizia una vita, se inizia un lavoro, se inizia ad avere una casa, se inizia a riprendere relazioni sociali umane che ti rimettono in piedi. Quindi insomma, io volevo ripasso la parola a Giove, così racconta bene di cosa sto parlando, io ho fatto solo un'anticipazione generale. Poi qualcuno di noi leggerà qualche passaggio che troverà più significativo di questo libro, e poi insomma andiamo avanti e Vauro comparirà fra noi a un certo punto camminando fra i libri e concluderemo questa giornata. Beh, intanto io ho avuto la fortuna di incontrare Don Gallo in varie occasioni e la cosa che mi ha sempre colpito era questo suo essere presente, cioè questo suo essere presente a stesso e agli altri, per questo che è di tutti secondo me, no? E non lascia malinconia, tutt'altro un po' di nostalgia ma non malinconia. E mi piaceva questo suo modo di parlare perché non erano dei discorsi, ma capivi perfettamente che era quello che lui viveva. Quindi io credo che un pochino questa idea del coro della Maddalena, di cui vi dirò brevemente, abbia a che vedere anche con certe cose che ho sentito dire da Don Gallo, e poi ha a che vedere anche col mio amore per la musica e con l'amore per la musica di Pier Mario Giovannone, che è socio con me in questa avventura. Perché vivendo nel sestiere della Maddalena, che non so se conoscete, un'area del centro storico di Genova molto bella ma considerata molto problematica, no? Per molti aspetti, soprattutto per la prostituzione diurna, poi per lo spaccio, in realtà è ricchissima di diversità e di storie che possono diventare un arricchimento se uno le guarda in un certo modo. E allora ci è venuta questa idea che quale occasione migliore poteva esserci se non quella di formare un coro per mettere insieme persone così diverse, cioè per far incontrare delle persone che diversamente non si incontrano, no? Perché ci sono pregiudizi, perché ci sono giudizi, perché ci sono età diverse, estrazioni sociali, lingue diverse. E è nata un po' così, osservando, vivendo il sestiere della Maddalena e poi provando a incontrare queste persone, quindi iniziando a parlarne con tutti, con chi ci vive, con chi ci lavora, con le lavoratrici del sesso, con gli immigrati, e abbiamo visto che effettivamente questa storia del coro, cioè l'idea di trovarsi, cantare insieme, a partire non dalla nostra idea, quindi non da un repertorio calato dall'alto, no? Ma dalle canzoni che propongono le persone che partecipano, era veramente un'occasione per incontrarsi. Abbiamo già fatto alcuni incontri e sono stati bellissimi, perché vedere persone così diverse nella stessa stanza, vi assicuro che è emozionante. Ci si conosce molto di più che se uno si mette lì a parlare, io sono, fatto, dico, eccetera, no? Cioè proprio cantando insieme. Quindi anzi vi invito, se avete piacere, a venire a vedere, a sentire, ma soprattutto a cantare con noi. La buona idea che abbiamo avuto, dico che è stata una buona idea perché ecco, è partita anche una chitarra, un accordo della chitarra, dico che è stata buona perché è stata premiata anche da un concorso che ha il patto della Maddalena, dal bando della Maddalena, che era a caccia di progetti che si integrassero appunto nel sestiere della Maddalena e dessero una scossa, e questo progetto è piaciuto molto e quindi ha ricevuto anche un finanziamento che noi vogliamo impiegare, oltre che per remunerare le persone che intervengono proprio, cioè i direttori del coro, gli arrangiatori, perché l'idea è di fare un progetto artistico di qualità, anche le persone che partecipano al coro. Quindi chi viene a cantare verrà pagato. E verrà pagato con una cifra credo simbolica, perché non abbiamo vinto un miliardo, ma questo anche per dare proprio dignità al lavoro, cosa che in Italia il lavoro artistico non è particolarmente considerato, tutelato. No, io, Sara, che faccio la cantatrice di lavoro, quindi per me è importante insomma
riconoscere questa cosa. E niente, questa è un po' l'esperienza in sintesi del coro popolare della Maddalena. Adesso senza un accordo come fai? Paganini suonava anche sulla sola, sì. Io ne ho 5. In realtà magari se per il momento voi fate qualche altra chiacchiera, io provo a cambiarla. Diamo l'aggiornamento minuto per minuto, Paolo è sceso a Brigno e si sta incamminando verso qua. Quindi provate a immaginare che piove, dovrebbe farsi. Ma non mi sembra così ansioso. No, vabbè, però io lo do con l'aggiornamento. No. Invece leggiamo un brano? Leggiamo un brano, Lisa, adesso viene qui e ci legge un brano che ha scelto, poi io inviterei anche qualcun altro della comunità, se ha voglia, a fare la stessa operazione. Ma è la serata delle stampelle, venerdì 17. Ma quindi anche poi la Lilli oggi, tra l'altro, si parla delle stampelle, è venuto in mente, doveva venire oggi, ma purtroppo all'influenza. Facciamo anche un applauso alla Lilli che è da oltre 30 anni. Magica Lilli! Perché io oggi mi ha fregato, perché l'avevamo messa, fanno già coppia fissa con Paolo, sono andati già a Bergamo in altre situazioni. Lisa, quando sei pronta, ci leggi un pezzo. Se mi vuoi bene piangi, se mi ami non piange, è il verso sorgente di una poesia famosa attribuita a Sant'Agostino. Faber, in questa sua canzone, quasi certamente autobiografica, sembra capovolgere il concetto. Se mi vuoi bene, piangi. Con il cervello annebbiato dal vino, evaporato in una nuvola rossa, Fabrizio sembra farsi voce di ogni essere umano, urlando il proprio bisogno di attenzione e di amore. Ci si può prendere cura dell'altro come nemmeno lui stesso farebbe nei propri confronti. Solo con un'infinita capacità di attenzione, un'attenzione che è tesa come un raggio di luce, ma senza nessuna pretesa di un'influenza psichica sull'altro. È la duplice arte della maggiore vicinanza possibile e della sacra distanza. Senza il cuore non c'è attenzione, perché avere cuore significa uscire da se stessi per sentire l'altro fin quasi a diventarlo, ma al contempo mantenere la giusta distanza per non sprofondare nella fusione soffocando la reciproca libertà. Siamo tutti affamati d'amore. Ogni essere umano sulla madre terra è un affamato, un assetato, un perenne insoddisfatto. L'essere umano è per sua stessa natura destinato a essere tormentato da una fame acuta e inestinguibile. La sua ricerca di qualcosa che possa saziarlo è sovente frenetica. È una fame che talvolta degenera in bulimia. È fame di cibi ricercati e preziosi, ma anche di oggetti, di comodità, di esperienze nuove, di emozioni, di sentimenti. Grazie. Leggo un pezzo in più, poi invito Graziale a fare una testimonianza. Vabbè, io leggo un pezzo che è Piazza Princesa, Luogo di Dio. Piazza Princesa, sapete, era anche detta piazza senza nome, la piazza del ghetto, la piazza dove noi operiamo da diversi anni, tra via del Campo di Andrea, via Lomellini di Mazzini, la zona dell'università, il Porto Antico, una zona in pieno centro, ma che è un enclave non attraversato, dove la comunità transessuale più grande d'Italia, da oltre 40 anni, sex worker transgender, vi operano. E il prossimo luglio, il sindaco Marco Dori l'aveva già annunciato il 18 luglio dell'anno fa, il prossimo 18 luglio, insieme anche a Dario Fo, sapete, il 18 luglio è anche il giorno in cui è nata Franca Rame, intitoleremo la piazza Don Andrea Gallo. Allora leggo un pezzo che appunto è stato scritto da Don Andrea su Piazza Princesa, Luogo di Dio. La marginalità e la discriminazione puzzano, non ci fanno piacere, non vengono presentate nei salotti che contano, ma utilizzate, questo sì, dai salotti che contano. Hanno residenza nei vicoli, nella città notturna, dove è possibile nascondere di tutto. Va nella stessa direzione la proposta che ho fatto al comune di dare un nome alla piazza anonima, o senza nome, che si trova alla fine dei vicoli, Fregoso e Ombroso, nel centro storico di Genova, un luogo ai margini, nato dagli squarci profondi di un bombardamento dalla Seconda Guerra Mondiale, dove la solitudine è di casa, e il nome non può che essere quello di Piazza Princesa. Quasi un paradosso. Dalle tame nascono i fiori, lo cantava l'amico Faber, dai diamanti non aspettiamoci mai niente. Piazza Princesa è il luogo di Dio, dove la solitudine fa posto a una moltitudine di persone
che vogliono sentirsi realmente cittadine del mondo e non usurpatrici della morale comune, dell'atto violento del sesso a pagamento. Sulle piazze, come luogo di convivialità e incontro tra le differenze, scommetto da sempre. Tra aprile e maggio 2013, con la quarta edizione della Storia in Piazza, abbiamo voluto far capire ai genovesi l'idea che l'identità maschile e quella femminile sono in gran parte il risultato di costruzioni culturali, a cui corrispondono di volta in volta ruoli e stereotipi diversi, mutevoli nel tempo. Il concetto di femminile e di maschile cambia, infatti, a seconda dei paesi, delle classi sociali e dei periodi storici. La comunità San Benedetto crede nell'arte, aiuta la singola persona a sentirsi parte di una collettività aperta ai diritti e doveri di cittadinanza. Attraverso la mostra di Vera Comploi, giovane fotografa americana che dal mondo della moda ha imparato a cogliere i momenti sospesi di una diversità in cui la separazione tra realtà e immaginazione sembra non esistere. Abbiamo realizzato a Genova In Between, una coraggiosa mostra fotografica in bianco e nero in cui le sfumature, gli angoli prospettici dei personaggi ritratti sono diventati gli occhi dei visitatori, con un sottile filo rosso emotivo. Il filo si è dipanato proprio grazie a queste diversità, perché in questo sta il senso dell'ascolto di chi ci sta accanto: costruire un incontro tra persone attraverso la pratica dell'incontro stesso. Graziella. Allora, è tutto un po' profetica, nel senso, si collega con quello che facciamo oggi, con quello della Popolare della Maddalena e con quello che è stato e sarà poi in Piazza Senza Nome. Graziella, se vuoi darci anche tu una suggestione, una testimonianza. Graziella, la comunità di San Benedetto, anche lei da oltre 30 anni, quindi insomma, un po' ne ha viste. Non so, parlare del Gallo non è mai semplice, chiaro, a noi manca tanto. Io vorrei parlare un po' della nostra quotidianità, nelle nostre realtà, quando in molti momenti ci troviamo a vivere situazioni difficili, a prendere decisioni, e naturalmente il pensiero va al Gallo, cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto. È un po' un confronto mentale abbastanza istintivo per chi ha convissuto con lui per tanti anni, ha dialogato, discusso, a volte anche litigato con lui, pensare al punto di vista del Gallo, con la presunzione di non sempre pensare come lui esattamente avrebbe pensato, però il tentativo di capire come lui avrebbe agito. Sicuramente noi sentiamo sicuramente la sua, da un lato la sua assenza, da un lato però io sento anche un po' questa compagnia che il Gallo ormai è dentro di noi e sento la sua presenza in una quotidianità, e credo che noi abbiamo la responsabilità continuamente, forse adesso ancora più di prima, di declinare o coniugare questo senso di accoglienza che lui aveva, ma nello stesso tempo un grande stimolo anche affinché ogni persona prenda in mano la sua vita, elabori la sua storia, diventi protagonista di se stesso e dia un nome alla sua storia, si riprenda la sua identità. Questo a livello personale, questo forse anche molto nella dimensione collettiva, perché il Gallo aveva la capacità di stimolarci dal punto di vista personale, ma di saperci vedere immersi in una collettività, in una dimensione collettiva, ecco. Perciò la responsabilità che abbiamo sicuramente è grossa, non è facile, i tempi non sono facili e chiaramente ci riempiono di forza e anche direi di potenza sapere che in tanti luoghi altre persone raccolgono forse con più vigore tutte le battaglie che il Gallo ha portato avanti nella sua vita, tutta la questione migranti, la questione LGBT, il discorso del lavoro, tutto il discorso dei diritti. A me commuove e mi fa molto piacere, mi dà forza, mi dà energia, mi dà motivazione proprio anche in questi tempi bui di continuare a coltivare questa visione di cambiamento che il Gallo ha sempre cercato di trasmetterci. Perciò sapere che anche in altre parti d'Italia
queste battaglie vengano portate avanti da altre persone, forse a maggior ragione con più forza e direi anche con più protagonismo in prima persona, dalle persone che sulla loro pelle hanno vissuto determinate esperienze, mi sembra un'esperienza straordinaria. Brava, grazie. Grazie della tua bellissima testimonianza. E adesso in attesa che Giua sia pronta, ce l'ha fatta? Sì. Brava Giua. Ricorda Speedy Express? No? Purtroppo essendo una chitarra classica sarà difficile che tenga l'accordatura, mi perdonerete, spero. Quindi ve ne faccio ascoltare un'altra? Sì. Allora, io ho avuto la fortuna di avere il libro in anteprima e quindi di leggere un po' i pensieri di Don Gallo e mi ha colpito molto come lui fa sua Bocca di Rosa e quindi vi farei ascoltare questa. Se avete voglia di cantarla con me, a me fa molto piacere. Io allontano il microfono. Ci devi pagare. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza pensare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitarono all'invettiva. Sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prega e la briga di certo gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al loro dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, l'accompagnarono al primo treno. Sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi, il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio, Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Brava Maria, bravissima e...
dovete assolutamente comprare il libro, vi ricordo, anche perché c'è proprio un bel commento di Andrea sull'amore sacro e l'amor profano. Potete già immaginarvi quello che si inventa su questi due concetti uniti e vicini, interconnessi. Ecco, adesso è arrivato Vauro, che ha partecipato alla costruzione di questo quinto libro con le sue vignette, lo posso chiamare vignette, con Andrea che sembra un po' col sigaro in bocca, il suo berretto, un po' rugoso, con sempre la battuta pronta, e Vauro appunto le battute pronte ce le ha sia nelle sue vignette che anche appunto in generale. Niente, come questo libro, come l'hai vissuto, come al momento di dover, oppure si può parlarci di Andrea, che forse vogliamo tutti quanti stasera parlare di Andrea. Ma io che sono non credente, oggi sono ancora più non credente, perché se c'è un paradiso, Andrea non ci sarebbe stato benissimo, l'ho anche disegnato che era un po' infastidito dal fatto che se ci fosse un paradiso uno dei pochi preti che gli angioletti avrebbero visto sarebbe stato lui, insomma, no, sarebbe stato curioso. Infatti credo che in paradiso ci sia andato il cardinal Siri, perché il treno mio ha fatto 160 minuti di ritardo, Lilli ha l'influenza, so che alla bravissima cantante si è rotta una... C'è una caviglia rotta. Tu hai una caviglia rotta, diciamo che quindi se c'è il paradiso è per il cardinal Siri. Il che vuol dire che Don Gallo è più vicino a noi che a Cardinal Siri, però non è mai stato ammanicato con i potenti, probabilmente neanche con gli onnipotenti in questo senso, e quindi diciamo che gli allontanamenti del Cardinal Siri continuano anche dall'aldilà. Detto questo, io mi scuso, non è mia responsabilità ovviamente di questo ritardo notevole con cui ci siamo incontrati, sono però molto contento di essere riuscito a venire, perché ci tenevo a un appuntamento come questo, ci tengo molto, che per me parlare di Don Gallo è parlare di un caro amico presente ovviamente, e poterne parlare con chi apprezza, ha apprezzato e apprezza quello che Don Andrea ha fatto e quello che Don Andrea ha detto, e le due cose sono molto collegate, perché il dire e il fare nella fede di Andrea erano inscindibili, inseparabili l'una dall'altro, e sono ancora più contento perché, arrivando un po' trafelato come potete immaginare, la prima cosa che mi è giunta alle orecchie era una bellissima voce e le bellissime parole della canzone di Fabrizio De André. E così arriviamo un pochettino, io vado un po' rapido anche perché non, al senso del libro che presentiamo qui oggi, no? Sembra quasi che questo senso aleggi materialmente, almeno a me ha fatto questa sensazione arrivando in ritardo e sentendo appunto le parole di Bocca di Rosa cantate, la musica. Ecco, perché uno si potrebbe chiedere il perché fare un libro con Fabrizio, le canzoni di Fabrizio De André, con Fabrizio De André e Don Gallo. Certo, chi come molti di voi ha avuto la fortuna di conoscere Andrea sa che diceva che per lui De André era uno degli evangelisti, insomma, no, certamente questo è già un motivo più che valido per concepire un libro simile, però sarebbe soltanto forse un libro alla memoria. Non voglio assolutamente sottovalutare l'importanza della memoria in un paese poi smemorato come quello in cui ci capita di vivere. La memoria è un valore importantissimo, non soltanto quindi la memoria storica, la memoria degli avvenimenti, la memoria di ciò che ha formato questo paese, e anche lì siamo al terzo Vangelo di Don Gallo, la Costituzione della Repubblica Italiana, non si stancava mai di ripeterlo. Questo paese ha la memoria così corta che abbiamo rischiato
pesantemente che quella stessa Costituzione, che giustamente per Don Gallo, ma non credo soltanto per lui, aveva ed ha la valenza che ha il verbo, uso alcuni termini che ho, diciamo, mutuato da Don Gallo nelle nostre chiacchierate, nelle nostre discussioni, che sono termini ecclesiali, religiosi, e poi dirò anche perché li uso questi termini, li uso volentieri, verbo, cioè il verbo è un qualcosa che si fa realtà, è la parola che diventa realtà, quell'attinenza stretta che nella vita di Don Andrea è sempre stata predominante fra il dire e il fare. La Costituzione è il verbo che è diventato, o che doveva diventare, la realtà sociale costitutiva di questo paese. Bene, un verbo con un prezzo molto alto, che non sto qui a ricordare, ma è il prezzo della resistenza, il prezzo di tante vite sacrificate dalla parte giusta, perché no, anche dalla parte sbagliata, senza fare nessuna equidistanza tra queste vittime. Non mi chiamo violante, i ragazzi di Salò non erano ragazzi di Salò, erano dei miliziani che erano al servizio della dittatura fascista. Però forse sono doppiamente vittime in quel senso, perché sono morti, e sono morti anche dalla parte sbagliata. Quindi anche qui, se c'è una memoria che va, come usa adesso dire, condivisa, bene, ma condividiamola, nei termini in cui questa memoria è avvenuta nei fatti. Io ho pietà per i repubblichini, per i fascisti morti dall'altra parte, ho pietà perché, ripeto, secondo me sono due volte vittime. Due volte vittime dello stesso regime, che ha ucciso violentemente i partigiani e che ha ucciso le loro coscienze e poi li ha portati anche a morire. Sto parlando delle coscienze dei repubblichini, ovviamente. Ma queste sembrano divagazioni, ma dicevo, questa nostra Costituzione ha rischiato di essere stravolta, modificata da una... Io non so più, lì veramente ci vorrebbero altre parole da inventare, perché chiamare questi signori classe politica è fare un torto alla politica, insomma, la politica come anche Andrea la concepiva, la politica come fede, la politica come passione, la politica come entusiasmo, la politica come idee, la politica come capacità di comunicazione e di creare comunicazione e comunità insieme alla comunicazione. Non a caso è di comunità, mi sembra, che Don Gallo ne abbia creato una bellissima, la comunità di San Benedetto. Come vedete, proprio anche parlando spontaneamente, come sto facendo, e riportando delle parole di Andrea, queste parole si uniscono immediatamente a quello che lui ha fatto, a quello che lui ha costruito. Bene, questa Costituzione ha rischiato di essere stravolta, stracciata, oltre che nei fatti, perché purtroppo nei fatti è stata stracciata già troppe volte. Basti pensare all'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Bene, quante guerre stiamo facendo, in quante guerre ancora siamo impegnati, dalla guerra contro la ex Jugoslavia di Dalegnana memoria fino ad oggi, fino al momento in cui di due marò, sì, militari certamente, ma di due persone in uniforme che fino a prova contraria sono sospettati, anzi è molto più di un sospetto, di aver ucciso due pescatori indiani. Strana analogia evangelica questa con i pescatori. Mi sa che c'è un altro paradiso dove c'è Don Gallo che mi suggerisce delle cose all'orecchio, perché è un po' incazzato, anche perché sono arrivato tardi, no? E io ho visto un Presidente della Repubblica, so se è capitato anche a voi, il nostro, in collegamento via Skype, diretto con i due marò, a cui io auguro ogni bene, ci mancherebbe altro, no? Dire: ragazzi, tutto il paese è con voi, avete fatto il vostro dovere. Ma com'è, il dovere nostro di ammazzare i pescatori indiani? Abbiamo dichiarato guerra anche ai pescatori indiani, possiamo ammazzarli anche qua, possiamo ammazzare anche i pescatori genovesi o quegli 11 o 12 pescatori che fossero
che quel signore con la barba e i capelli lunghi aveva reclutato per diffondere appunto il suo verbo. Cioè siamo veramente ad un livello di assurdità spaventoso di quella che è questa poltiglia che chiamano politica, questa poltiglia che melmosa, priva di vita dentro. Quanto è privo di vita il linguaggio che questa, io l'unica parola che mi viene è questa, per cercare di dire che c'è un'altra politica, e io ho avuto modo di viverla quell'altra politica, non solo con Andrea, ma anche profondamente con Andrea, ovviamente, perché quando si fanno dei percorsi comuni, vicini, simili, allora sì che ci sono le intese, ma non le larghe intese, non il largo inciucione che c'è adesso, no, questo troiaio, per cui oggi ne avete avuto esempio, che io ero in treno, per fortuna me ne sono risparmiato un po', l'autodifesa, per fortuna che era in ritardo, così è ancora potuto me la sono risparmiata tutta, della ministra De Girolamo, questi che si, un sistema di terribile di ricatti a vicenda così capillare che arrivano fino al ricatto più piccolo, più misero, quello del bar allo zio, e questa sarebbe la politica, questa sarebbe quel valore forte, quello strumento importante che le persone hanno per cambiare la propria condizione sociale e la propria società. Questa roba non è politica, questa roba è malaffare, a volte di alto cabotaggio, a volte di piccolo e miserissimo cabotaggio, ma nel complesso è miseria umana, prima ancora che politica, è miseria morale, è miseria etica. Una canzone di Fabrizio De André dice: dall'età me nascono i fiori, ma non parla di questa merda qua, parla di quelli che questa merda qua definisce l'età. Questa merda qua è sterile, questa merda che sto descrivendo non fa nascere nessun fiore, anzi fa appassire, come appassiscono i nostri figli per la mancanza di lavoro, di prospettive, per la mancanza di idee, per la mancanza di immaginazione. Mi è stata rubata a molti dei nostri ragazzi l'immaginazione. Qualcuno di questi ragazzi, qualche anno fa o anche adesso, è andata a cercarla nelle sostanze, l'immaginazione, perché gli mancava, perché gli manca, perché l'uomo è fatto anche di immaginazione. È andata a cercarla nelle ruine, è andata a cercarla laddove si vende, bella confezionata, no? Per poi però dire: quello è il letame, quelli sono i tossici, quelli è gente da scansare, da evitare, cosa che, come utile che lo stia a ricordare, era esattamente l'opposto di quello che pensava e che faceva Don Gallo, tant'è che la sua comunità, per fortuna, e anche io credo per il coraggio di chi c'è dentro, gli sopravvive, e io credo che il senso di fare un'operazione come anche questo libro sia anche quello di dare un aiuto a questa comunità. Bene. Mi raccomando, compratelo questo libro, che i diritti d'autore vanno alla comunità, ecco, quindi mi raccomando, non uccide se da comprare. Dicevo dell'immaginazione. Ecco, l'immaginazione non è soltanto uno sfogo della fantasia. L'immaginazione non è soltanto quella roba che appunto artificialmente si può ottenere facendo uso di certe sostanze. L'immaginazione è un valore umano così profondo che è quello che può portare a cambiare la storia. Allora, se questo è vero, e io credo che sia vero, l'immaginazione non può che essere uno degli elementi fondativi, fondanti, o perlomeno uno dei più importanti elementi della politica, e non sto più parlando di quella politica o di questa, della politica come dovremmo intenderla, come capacità di aggregazione, capacità di comunicazione per cambiare le cose, per cambiare le condizioni sociali e individuali, ma per cambiarle bisogna immaginarle. Se io voglio cambiare
qualcosa che nel presente mi sta soffocando, qualcosa che nel presente non dà respiro, non dà spazio né a livello economico né a livello intellettuale o morale alla mia esistenza, alla nostra esistenza. Bene, io devo immaginare una condizione diversa. L'immaginare quella condizione diversa è già un passo, è già un passo verso un percorso di cambiamento reale, è il verbo. Ma è il verbo, quella immaginazione. Senza quella immaginazione non c'è cambiamento. Ce n'è così poco, o così poco spazio, che appunto, tornando all'inizio, vi dico, hanno fatto di tutto per rubare, specialmente ai giovani. E io spero che non ci siano riusciti, anzi credo fermamente che non ci siano riusciti, l'immaginazione. E la politica vede l'immaginazione come una cosa deleteria, infame, non lo so, ora va di moda il termine radical chic o chissà che altro, perché le cose non devono cambiare. Si può cambiare qualche cosina, una leggina in su, una leggina in giù, no, quello che sta, la gestione dell'etamaio può cambiare un po', si può dare una mestolata più a fondo, ma l'etamaio no, non lo tocchiamo l'etamaio. Il letamaio deve essere lì, non immaginiamo che da quel letamaio possano nascere i fiori, se no cominciamo a desiderare i fiori. E il desiderio è pericoloso, il desiderio è pericoloso perché porta all'azione, perché porta alla comunicazione, perché porta, ed ecco, scusate se sono andato un po' per le lunghe, porta a quel legame che passa tra l'idea, e qui do a questa parola idea tutto il valore che questa parola può avere, idea viva, idea dinamica, idea che cambia continuamente con il confronto, anche con lo scontro, ma soprattutto con l'incontro. Quindi idea radicata nelle esperienze personali, collettive, sociali che ognuno di noi ha, idea che diviene comunicazione, ecco, idea che forma altre idee. Altre idee che a loro volta formano parole, anche parole, oltre che fatti, perché per i fatti c'è bisogno di parole. Guardate, guardate che miseria di vocabolario è quella politica dell'Italia. È così misera, così povera, che non riescono nemmeno più a trovare delle parole adatte a descrivere il nulla che rappresentano e il nulla che stanno facendo in uno dei vocabolari più ricchi del mondo, che è quello italiano. Spending review. Job Act, non si capisce più un cazzo, ma non perché, anche perché pronunciano male l'inglese, ma vanno a rubacchiare parole di qua e di là per dare una verniciata di nobiltà a delle prugne secche che definiscono idee, idee, con questo leitmotiv, no? Quello lì è in italiano, la governabilità, il letamaio deve rimanere così, non si può immaginare un paese diverso, non si può immaginare un paese, non si può immaginare un paese dove non ci siano fasce di emarginazione. Qui torniamo un momento agli emarginati, ai cosiddetti emarginati ufficiali, sto parlando di quelli con tutti i canoni, i tossici, i drogati, i marocchini, chi ce l'ha più ne metta, no? Il ghetto, li mettiamo di là, lontani, li ributtiamo a mare. Facciamo di tutto, lì sì, creiamo allarme sociale, oh quante parole cazzo, lì non mancano le parole, figuriamoci, sono ricchissimi per inventare la paura è importante per il potere, perché la paura, oh si dice no, è rimasto bloccato dalla paura, perché la paura ferma, la paura blocca, la paura chiude, basta la paura tante volte per fermare una società che invece è in fermento, come è la nostra società. Com'è la nostra società, anche se questo fermento è schiacciato, soffocato, anche se questo fermento è negato e non narrato, non raccontato, non si vuole raccontare, non si vogliono trovare le parole per raccontare quello che avviene davvero. Bene, ma ammettendo che questo sistema funzioni, che l'emarginato è sempre un po' distante, che non, ma noi stiamo costruendo, viviamo in una società dove il ghetto dell'emarginazione, che è stato così istituzionalizzato,
da essere addirittura rappresentato fisicamente in alcuni casi da mura e filo spinato. Sto pensando ai famosi centri di identificazione ed espulsione. Quello non l'hanno detto, l'hanno fatto in italiano, così chi ci finisce forse capisce un po' dopo, non parlando italiano, dove cazzo è finito. No, ma benissimo, però quello addirittura è la, anche lì è il verbo che si fa realtà, purtroppo, no? Ecco, ma quelle mura noi non ce l'abbiamo intorno fisicamente come le hanno gli immigrati a Ponte Galeria o a Lampedusa o in tutti gli altri lager che qui siamo riusciti a costruire. Ma noi forse non ce ne accorgiamo, ma quelle mura si stanno allargando a tutta la nostra società. La nostra società è fatta quasi ormai esclusivamente, ma dico anche numericamente, di emarginazione. Cos'è un esodato? È un emarginato. Cos'è un giovane che non trova lavoro o che è costretto a lavori a contratto, a scadenza per tutta la sua vita e non ha neanche la possibilità, ecco di nuovo l'immaginazione, di immaginare un futuro proprio, figuriamoci quello sociale, no? Cos'è se non è un emarginato? Cos'è un operaio licenziato? Cos'è un pensionato che non arriva alla fine del mese e neanche alla prima settimana? Questa è l'emarginazione. Questa società sta costruendo, ampliando e allargando sempre di più quel ghetto figurato di cui vi parlavo, fino a trasformarsi essa stessa in un grosso ghetto, dove fuori stanno solo i pochi privilegiati. Là dove c'è privilegio non ci può essere diritto. Questo era anche un altro dei grandi insegnamenti evangelici, perché da lì li tirava fuori, consentitemi di dirlo, io che non ho, ripeto, la fede che aveva Don Gallo, anche se tante volte che la sua fede, devo dire sinceramente che mi contagiava non perché mi convertissi, aspetto di essere un pochino più vecchio e di avere più paura della morte per convertirmi, ormai mi sono messo d'accordo così col Padre Eterno, di quando ho detto guarda, io cerco di essere, di rispettarti, siccome non ci credo, non è che ora mi metto lì a piatti per il culo ci credo perché mi è venuto il dubbio, no, dico no, io continuo così, te fai i cazzi tuoi, io faccio i cazzi miei, però dico, dammi una dispensa quando arriva, so che mi accorgo un po', forse mi cago addosso, allora dico vabbè, ci credo, vediamo chi c'è, no, perché poi metti che trovo il cardinale Siri, no, vabbè, diciamo, ecco, però dicevo, a parte questa divagazione, il contagio era la passione, no? La passione di Don Gallo aveva radici profonde nella sua fede. Io non sono qui a dire che Don Gallo non era un prete, non sono neanche a dire che non era un buon prete, io non lo so cos'è un buon prete, perché non frequento le chiese, né le parrocchie, né vado a messa. Se i preti però fossero come Don Gallo, direi ci sono un sacco di bravi preti, insomma, ecco. Ma è peggio che ce ne siano anche realmente, ma a me interessava il rapporto con lui, anche questo suo essere prete, mi interessava proprio da questo punto di vista, da questa sua capacità di non stancarsi mai, era un irriducibile fino in fondo, non l'ho mai visto stanco, un minuto, un'ora, però, e ora concludo, scusatemi che sono, avevo preso la rincorsa da Roma, quindi adesso tocca tutta la valanga di cose che via ho recuperato, per tornare e chiudere sul libro, quando si parla di immaginazione si parla anche di cultura, si parla di musica, si parla di poesia. Ecco che allora questo legame che c'è fra il Vangelo di De André, fra il Vangelo autentico di Don Gallo, è il legame di una profonda, grande, di ampio respiro e immaginazione che ha un enorme valore politico, per cui non è un libro di memoria e basta, non è un libro di memorie a ricordo di Fabri o di Don Gallo, è un libro vivo. Grazie. Bravo Mauro. Grazie Mauro, ci fa piacere che anch'io prima ho espresso qualche concetto simile al tuo, parlando di un irriducibile per Don Gallo, dicendo che la sua presenza qua in mezzo a noi si sente e si continua a sentire e quanto non fosse mai stanco, insomma, era sempre, sempre pieno di energia in ogni momento, insomma, e lo senti ancora presente oggi. Ma ci mancano però le sue battute, ne avrebbe inventate le prime nell'ultimo anno 3-4 mila, insomma, che ce le saremmo potute portare dentro nella nostra testa. Ecco, allora adesso invece abbiamo una testimonianza di Assam, che è un
uomo, un giovane uomo che è arrivato a Lampedusa come tantissimi altri giovani e meno giovani nuovi cittadini italiani e che fa parte della comunità di San Benedetto, ci leggerà qualcosa, ci vuole leggere qualcosa, insomma è anche lui una parte di Don Gallo, insomma. Buonasera. Buonasera. Stasera voglio leggere il mio viaggio che ho fatto da Lampedusa, da Libia a Lampedusa. Io sono Assano, 23 anni. Sono partito da solo dal mio paese quando avevo 13 anni. Sono partito per motivi economici, eccetera. Ho incontrato in viaggio persone che scappavano da altri posti, dalla fame e dalle altre guerre e dalle guerre. La via migliore in quel periodo per raggiungere l'Europa era la Libia, come lo è tuttora, perché non c'erano altre possibilità e costava molto di meno di altri posti. Per il viaggio ho pagato 1000 euro. In Libia ho vissuto per 7 mesi in una camera con altre 7 persone, in attesa che fosse il momento giusto per partire. Non potevo uscire e farmi vedere da nessuno. Ho mangiato tonno e formaggio quasi tutti i giorni, bevuto Pepsi. Spesso ho assistito a scene violente e anche io sono stato maltrattato con le parole e fisicamente. E per fare questo viaggio avevo anche pagato un bel po' di soldi. Un giorno circa 4 mesi ci hanno portato in una cascina, alla spiaggia. Perché ci avevano detto che saremmo partiti. Abbiamo aspettato due giorni senza mangiare ma solo bere. Poi è arrivata la polizia che ha cominciato a sparare e io sono riuscito a scappare perché rischiavo di andare in prigione. Un signore in cui ho chiesto aiuto mi ha fatto telefonare e sono venuti a prendermi. Un'altra volta mi hanno portato in una cascina insieme a altre persone, ma la barca che doveva recuperarsi non è mai arrivata, ormai è al giorno. La vera partenza è venuta quando ci hanno dato il gilet salvagenti e abbiamo capito che saremmo partiti. Così ho telefonato ai miei genitori per salutarli e ci hanno portato in una casa dove abbiamo gonfiato il gommone e lo abbiamo portato a spalla alla spiaggia e abbiamo montato il motore una volta in acqua, abbiamo caricato il tank di benzina. Eravamo 42 persone seduti su un bordo di un gommone di 8 metri. Lo spazio era tutto occupato delle taniche di benzina. Non potevamo muoversi e non avevamo cibo e acqua perché non c'era posto. E abbiamo passato così 3 giorni in mare. Non potevo poggiare la schiena e facevo a turno per dormire. Uno dormiva e l'altro doveva tenerlo per evitare di cadesse in acqua. Un uomo, mentre caricava le taniche di benzina, se lo aveva versato addosso. Durante il viaggio, il sale e il sole l'ha bruciato la pelle. È stato malissimo, una volta arrivato è morto. Di notte non vedevo niente, era tutto buio. Di giorno c'era caldo, sole e mare attorno. C'era acqua dappertutto, ma non potevo bere. Il secondo giorno un gruppo di delfini hanno nuotato per un'ora vicino a noi, regalandosi un po' di felicità. Al largo di Lampedusa di notte abbiamo finito la benzina. Vedevamo solo le luci della costa. Urlavamo e fischiavamo dentro i fischietti per farsi sentire e le luci delle barche vicine sono spente. Il gommone ha iniziato a tornare indietro e con i bidoni della benzina riempiti d'acqua abbiamo cercato di ancorarlo. Non riuscivamo a farsi vedere per essere recuperati. Dopo quasi circa 4 ore arriva la guardia costiera che ci fa salire sulla loro barca. Siamo sbarcati a Lampedusa e ci hanno portato al centro di accoglienza dove hanno controllato i documenti e ci hanno dato del latte e del pancarré e siamo passati dal medico.
dopo un paio di giorni mi hanno trasferito a Agrigento, in una comunità per minori. Questo viaggio lo sogno ancora, è un incubo. Mi ha insegnato e ha insegnato e sono sopravvissuto e adesso vado avanti. Volevo ringraziare molto la comunità di San Benedetto, in particolare a Don Andrea Gallo, che ci ha dato tanto all'immigrazione. Grazie. Grazie a Santo per la tua dolorosissima testimonianza. E, insomma, se siamo in una situazione talmente tragica in cui questo nostro mare è diventato veramente un mare che porta la morte invece che la vita e che potrebbe essere attraversato con la tecnologia contemporanea in modo molto veloce, invece migliaia e migliaia di persone ogni anno muoiono e chi riesce ad arrivare non sempre trova un gallo ad attenderlo. Niente, adesso vorrei concludere, concludiamo con l'ultima canzone Giua, che canterà una canzone sua adesso, però vi ricordo di comprare il libro, è un libro che... Ah, è una cosa, perché dobbiamo chiudere i tempi del treno alle 7:30, noi volevamo lasciare spazio anche... Sì, va bene, ok, mi dicono dalla regia che si può fare un intervento. Però volevo finire di dire, comunque comprate il libro, che i diritti d'autore vanno anche alla comunità di San Benedetto, che poi Vauro li firmerà, che appunto è l'autore presente. Sì, l'unico tra gli autori presente. Sì, ancora. Allora, sono Bruno, ho avuto il piacere quella sera che è stato eletto Papa Francesco di essere in macchina con Don Gallo. Quando ha dato il nome, dice, speriamo, mi sembra che le cose stanno andando bene. Però leggendo alla fine del passo su Papa Francesco, dice, la nostra Costituzione, all'articolo 3 suona così, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo delle persone umane. Ora io dico questo, caro Valo, cosa sta succedendo con la Lega? La Lega no. È una cosa, non so come descriverla, indecente, schifosa. È mai possibile che una forza che praticamente appoggia anche il governo faccia alleanze con la destra più retrograda, più brutta che ci sia in Europa, come Le Pen, la destra austriaca e altre destre? Bisogna dire basta, basta e basta. Io mi saluto più che con una mia canzone, ho pensato di suonare una canzone sudamericana per così ricordarci che noi stessi siamo stati immigrati e quindi grazie a te per questa tua testimonianza, io sono felice che tu sia qui. Oh.
Allora, un saluto a tutti e un saluto a Andrea. Andrea, sei qua tra di noi, ci manchi, ma hai lasciato veramente tanto, quindi in fondo, tutti i giorni nelle strade di Genova ti vediamo. Non è tanto anche a Roma, che promette bene per il paradiso. Oh, mi raccomando, che bene. Ho conosciuto tutta la famiglia di tutti.